Anche a Milano è stato presentato il progetto Ortofru, particolare rete commerciale ortofrutticola che ha come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità psichica. Il progetto, che si svolge nelle province di Potenza e Salerno, dispone di una rete di 11 punti vendita, in ognuno dei quali viene inserito un disabile psichico e una persona svantaggiata sul piano socio-lavorativo e comunque in condizioni di estrema precarietà. Sono dei negozi particolari. Particolari perché ci lavorano persone con disabilità psichica e persone con un alto svantaggio nel mondo del lavoro, per esempio dei disoccupati di lunga durata, che sono stati tutti appositamente formati per questa attività. Quindi obiettivo numero uno, inserimento lavorativo. Obiettivo numero due, finanziare attraverso questi negozi i servizi poveri di welfare del territorio, per cui il negozio Ortofru, per esempio, di Lago Negro finanzia una comunità per persone con problemi psichiatrici che sta lì. Questi negozi hanno anche un'altra caratteristica: oltre a fare educazione al consumo di frutta e verdura, vendono esclusivamente prodotti della terra, prodotti locali, freschi e di stagione, per cui in questi negozi il consumatore non troverà mai un prodotto che non è di stagione, per esempio.